Alessandria venne anche scossa dai fatti di cronaca a sfondo politico che insanguinarono l'Italia degli anni 70. Il 9 e il 10 maggio 1974, una rivolta interna al carcere si risolse tragicamente, con 7 persone morte e 14 ferite. Questo episodio è ricordato come la strage di Alessandria. Due detenuti, Conco e Di Buona, volevano evadere. Con la complicità di un terzo detenuto, Levrero, che rimase incolume, fu processato e condannato a una lunga pena, presero una serie di ostaggi e di lì iniziarono le trattative. Loro chiesero il pulmino, chiesero garanzie per fuggire, ci furono lunghe trattative, ovviamente non andate a buon fine. Iniziò una prima sparatoria nella quale rimase ucciso il medico Roberto Gandolfi, poi il giorno dopo l'assalto, direi, dissennato al carcere dove erano prigionieri tutti gli ostaggi, la sparatoria, l'uccisione di altri 4 ostaggi e di 2 dei 3 detenuti che avevano tentato la fuga.